un po' estemporanea, sostituisco dottor Zerbinati che non riesce a essere presente oggi, ma sicuramente molta più esperienza per quanto concerne l'utilizzo del laser a CO2 in diverse applicazioni. Noi il laser a CO2 lo stiamo utilizzando, inizieremo a utilizzarlo per vari aspetti, lo stiamo utilizzando in questo momento per la gestione della malattia vaginale, lo stiamo valutando proprio per quanto riguarda l'efficacia in questo aspetto. L'atrofia vaginale, quantomeno i sintomi dell'atrofia vaginale, però possono essere presenti anche in alcune situazioni particolari della vita della donna, in tutte quelle circostanze in cui non avviene l'ovulazione, che può essere l'allattamento di puerperio, può essere durante l'assunzione dei farmaci estrogestivici, e queste situazioni comportano dei sintomi che sono molto simili a livello vaginale a quanto è il genere provato dalla donna. È riportata un'idea di sintomi di atrofia vaginale, di secchezza vaginale, nell'85% delle donne, questo lavoro piuttosto recente che confrontava le due modalità di parto, con come dire, in qualche modo un decremento della soddisfazione sessuale al 60% e un decremento della libido al 35% senza significatività nel confronto fra i due. Quindi è un problema che può essere piuttosto comune, che può infastidire le donne, che può avere un impatto sulla vita sessuale delle donne. I cambiamenti da atrofia genitale sono ben noti a tutti, sono delle modificazioni che comportano un assottigliamento delle mucose vaginali, delle espressioni della rete vaginale in generale, c'è una maggior fragilità, una maggior possibilità di sanguinamento anche spontaneo per una ridotta lubrificazione vaginale ed è possibile quindi che tutto questo abbia un impatto importante sulla sessualità della donna e sulla qualità della vita e anche sul rapporto relazionale. Cosa succede? Abbiamo già visto oggi, per cui non mi dilungo più di tanto, su quella che sono le modificazioni che intervengono in caso di atrofia vaginale. La vagina, abbiamo detto, che è formata da uno strato epiteliale, che è uno strato basale, un intermedio e superficiale. Si ha un assottigliamento di questa componente, una riduzione della parte conventivale, una riduzione della matrice collagenica e della qualità collagenica. E questo comporta appunto una maggior fragilità del tessuto vaginale. Le modalità di trattamento sono diverse, abbiamo visto oggi come alcune creme lubrificanti che migliorano il trattamento vaginale possono essere di aiuto e può anche essere che si sviluppino in futuro delle sinergie su questi aspetti. Ma sicuramente un'applicazione importante, interessante, secondo me anche molto promettente per quelli che sono i risultati che vediamo nella menopausa, è l'utilizzo di laser a CO2. Perché questo? Quando io sono stato in qualche modo approcciato per cominciare una valutazione del laser a CO2 in tutti i disturbi di secchezza vaginale, di atrofia vaginale o comunque di problemi genitourinari, ero un pochino scettico, un pochino trattenuto, perché quantomeno nel mondo ginecologico c'è un grosso scetticismo verso l'utilizzo del laser, che in genere è pubblicizzato esclusivamente per una funzione cosmetica. Non che questo sia niente di male, ma non era, come dire, un motivo di mio interesse particolare. Poi però proprio il dottor Nicola Zerbinati ha cominciato a istruire anche un pochettino e farmi vedere la letteratura presente a disposizione di tipo dermatologico. E ho cominciato a capire perché il laser può essere interessante. Il laser a CO2, che è una caratteristica particolare, che ricade nell'ambito dei laser a infrarossi, è assorbito in gran parte dall'acqua, quindi ha un effetto estremamente superficiale. Se viene usato con i parametri giusti, non è assolutamente uno strumento che può dare dei danni, ha la capacità, mediante il riscaldamento che l'energia luminosa determina, di attivare delle proteine che si chiamano heat shock proteins.
Una di queste proteine, la 70, la 18 del 70, attiva il TGF-beta, che è un elemento della cascata infiammatoria, ma che attiva solo altri fibroblasti, e i fibroblasti producono collagene, nuova matrice extracellulare e nuove fibre elastiche. In questo modo si può vedere come il laser a CO2 riesce a determinare delle modificazioni che nel tempo portano a una vera e propria ricostruzione del tessuto vaginale in senso di un ritorno a quella che è la normale struttura architettonica tissutale, quando non è nel periodo in cui sono in fase di allungazione. A parte una prima fase di 72 ore, quindi di 3 giorni, che è di tipo infiammatorio, in cui si avvede il rilascio di mediatori chimici, e c'è un iniziale un raggrinzimento del collagene, c'è poi una fase successiva che dura fino a 30 giorni, in cui c'è una proliferazione delle fibre collageniche e delle fibre elastiche, si forma nuova matrice cellulare fino a formare vero e proprio collagene maturo, nuove fibre elastiche e un'estinzione invece dell'aspetto infiammatorio. Queste immagini derivano sempre dalla letteratura dermatologica, in cui si vede del connettivo in una situazione atrofica, quindi piatto, schiacciato, e questo connettivo dopo trattamento con CO2 laser che mantiene invece un aspetto trapecolare, diventa più tridimensionale nella sua distribuzione. E una, per convincere ulteriormente, mi ha fatto vedere cosa succede in altri distretti corporei, nell'acute, quando noi abbiamo situazioni di questo tipo, l'applicazione di laser determina una rigenerazione tissutale che mantiene gli elementi sottostanti all'acute con un connettivo più elastico e quindi un maggior trofismo, che produce appunto un effetto sicuramente benefico. Anche quando vi sono delle cicatrici presenti, e il dottor Zerminati mi ha voluto portare anche delle immagini che io non ho di trattamento di cicatrici episiotomiche o anche di cheloidi dopo cesareo trattate proprio con laser a CO2. In ogni caso il concetto è che il laser a CO2 è in grado di ristrutturare questo nuovo tessuto. Sulla base di questo ha cominciato a proporre un'applicazione a livello ginecologico, genitale, e l'azienda, che è la Deca, che produce questo laser, ha disegnato una sonda ginecologica apposita, che alcuni che l'hanno visto, quindi noi l'abbiamo visto, e che consente l'erogazione di energia laser a livello genitale, che noi usiamo appunto per il trattamento dell'atrofia genitale. Il proof of concept, quindi per capire se veramente si poteva fare questo studio, se aveva un senso e se aveva un'efficacia, l'abbiamo fatto con uno studio multicentrico eseguito a Varese, in cui in donne sottoposte a colasso con atrofia vaginale, quindi in età diversa da quella della pelle, ma comunque con sintomi di atrofia vaginale, abbiamo considerato, prima di tagliare la parete vaginale che usualmente si fa alla chiusura della parete vaginale una volta riparato il palazzo, abbiamo usato protocolli diversi, da una parte utilizzando il laser e l'altra parte usandola come controllo, e li abbiamo fatti analizzare all'anatomia patologica di bambini. Sulla base di questi risultati abbiamo visto quanto segue, che è cambiata ed è aumentato lo spessore della parete vaginale, ma soprattutto a livello della lamina propria sono presenti dei fibroblasti che sono attivati, e l'attivazione si capisce da queste protrusioni, da queste propaggini dei fibroblasti, è aumentata la matrice extracellulare, c'è una neovascolarizzazione e il connettivo comincia a riacquisire un aspetto trapecolato tridimensionale. In microscopia elettronica si vede la prova che questi fibroblasti sono attivati a produrre nuovo collagene. Sulla destra in alto è il nucleo, che è di tipo pecnotico, quindi il DNA si sta replicando, e l'apparato del Golgi vede sulle membrane dei ribosomi e le cisterne, che sono piene di glucopolisaccaridi e glicosaminoglicani, che sono gli elementi che andranno a costituire la matrice extracellulare della lamina propria. La procedura è una procedura, chi l'ha vista può confermare, velocissima. Dura 3-4 minuti, si fa senza anestesia, senza analgesia, in ambulatorio, le signore entrano, dopo 5 minuti escono
con le proprie gambe senza nessun tipo di problema. E andando a vedere l'istologia prima e dopo un mese dal trattamento per l'atrofia vaginale, si vede come questo è prima del trattamento e questo è dopo il trattamento, come la parte conventivale acquisti soprattutto per effetti di matrice della lamina propria molto più importante, una quantità molto più preponderante, molto più importante. L'epitelio, stessa colorazione, vedete che è molto più aumentato le dimensioni perché queste cellule sono piene anch'esse di cose biomeccaniche che determinano poi una selezione vaginale con una migliore lubrificazione vaginale, e questo si vede ancora meglio in questa immagine, prima e dopo il trattamento si vede benissimo con questa colorazione come l'epitelio sia ricco di glicogeno, che è una componente importante della lubrificazione vaginale, anche per mantenere una corretta acidità, e queste sono modificazioni istologiche, a mio avviso bellissime, importantissime, che fanno promettere, questa è un'altra dove si vede la neovascolarizzazione della lamina propria e ancora l'epitelio superficiale molto più rigoscio rispetto a quello prima del trattamento. Fanno prevedere comunque una come abbiamo in realtà clinicamente nel ritorno in menopausa, un possibile utilizzo del laser a CO2 in tutte quelle situazioni in cui l'atrofia vaginale può intervenire, dando fastidio, avendo un impatto sulla qualità di vita. Considerando la assoluta mini invasività del trattamento, che dura 3 minuti senza anestesia e analgesia, può essere francamente anche proposto anche in puerperio o in troppo giovani donne che prendono la pillola e che riferiscono sicurezza vaginale. Con questo ho concluso in maniera un pochino estemporanea e improvvisata, sarebbe riusciti a sostituire il dottor Zerbinati. Spero sia stato di interesse. Secondo me i dati istologici sono veramente esaltanti e confermano quella che è l'osservazione clinica di un importante miglioramento soggettivo della paziente. Grazie per l'attenzione.